benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Platinet, duro colpo per il conduttore radiofonico. Ecco le sue condizioni di salute ad oggi. Cosa gli è successo? Mauro Corazzi, in arte Platinet, è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati e controversi della televisione italiana. Il suo esordio avviene negli anni 90 quando prende parte alla trasmissione radiofonica di Maurizio Costanzo, Buon Compleanno Radio 2. Diventa famoso grazie alla sua presenza nei programmi televisivi, in particolare come opinionista. Nel corso della sua carriera, il personaggio di Platinet si è distinto anche per il suo stile esuberante, per la sua parlantina tagliente e per essere in grado di suscitare reazioni sempre diverse nel pubblico che lo ascolta. Il suo alter ego si ispira alla cultura drag e alla scena gay, diventandone una icona nel tempo e sfidandone gli stereotipi. Il suo look, riconoscibilissimo, include abiti stravaganti e particolarmente appariscenti. E ancora, parrucche e trucco pesante. Dove nasce questo personaggio? Dalla volontà di creare una parodia delle donne in televisione, spesso vittime di pregiudizi e di stereotipi. Cosa gli è successo nelle ultime ore? Scopriamolo. Ci siamo lasciati col dire che Platinet è uno dei personaggi più discussi della televisione italiana. Ha esordito come conduttore radiofonico lanciato da Maurizio Costanzo. Lo ricordiamo inoltre all'interno di numerosi programmi televisivi. Una carriera a tutto tondo che l'ha visto esordire anche nella musica e nell'editoria, vanta infatti la pubblicazione di libri e di dischi. Un duro colpo per Mauro Corazzi che di recente è stato colpito da un ictus ischemico. A darne la conferma è stato il suo agente, il quale ha sottolineato che fortunatamente è stato soccorso in tempo e questo ha permesso di poter agire immediatamente dal punto di vista delle terapie mediche. Ad oggi le sue condizioni sono stabili e in fase di accertamenti. Moltissimi i messaggi di incoraggiamento da parte di amici e colleghi del conduttore. In modo particolare vogliamo ricordare il sostegno dell'amica Maria Teresa Ruta che ho speso delle bellissime parole per Mauro. La donna ha voluto ricordarti ancora una volta quanto è stato forte degli anni e quante le battaglie che ha combattuto. Tu sei fortissimo, ha concluso. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.